l'esperienza o l'attesa della salvezza. Gesù ne ha inaugurato i tempi ultimi con la sua resurrezione. Noi veniamo radunati intorno alla parola di Cristo e siamo chiamati a partecipare alla sua missione per collaborare al disegno di Dio, di chiamare a sé tutta l'umanità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia di il Signore preparerà un banchetto e asciugherà le lacrime su ogni volto. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la polvere estesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi
mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Tutto posto in colui che mi dà la forza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza. In Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta,
ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello avuto lì. Allora il re ordinò i servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Seduti. Mentre domenica scorsa si parlava della vigna e si diceva che Dio aveva piantato questa vigna, l'aveva affidata a dei vignaioli, e poi il Vangelo ci ha fatto capire che questa vigna è affidata anche noi siamo quei vignaioli, e se siamo dei buoni vignaioli saremo capaci di custodirla, altrimenti essa andrà perduta. Così quest'oggi si parla di un invito a nozze. Il profeta Isaia parla di un banchetto. Noi sappiamo, quando vogliamo festeggiare qualcosa, la prima cosa che pensiamo è un bel banchetto, una bella festa. Speriamo che non ce le riducano, perché fino a 20 persone, non di più, si potrà partecipare. Speriamo che questo non avvenga. Ma se avviene, dobbiamo essere anche vigili a rispettare queste cose, perché proprio forse il non rispetto di queste regole che ci sta portando a questa situazione di chiusura ulteriore. Una festa che è per tutti, un banchetto. Il Vangelo dice una festa di nozze. Non è una semplice festa, non è una festa tra amici, ma è la festa del matrimonio tra Dio e l'umanità, tra Dio e ciascuno di noi. Pensate, e ci invita tutti a partecipare a questa festa. Però attenzione, il Vangelo all'inizio diceva, Gesù cominciò a parlare in parabole. Le parabole sono delle similitudini, no? Che prendono esempio dalla vita e ci fanno capire un contenuto, qualcosa che ci vuol dire personalmente, no? E a chi parlava? Parlava ai sacerdoti e ai farisei. Oggi diremmo che parlava a me, padre Rico, che parla a voi, ciascuno battezzato della comunità, e quando sarà più grande parlerà anche a Giorgio, che oggi ci accoglieremo nella Chiesa di Dio, l'abbiamo già accolto prima con i riti iniziali del battesimo. Coloro che sono stati battezzati sono quelli a cui è indirizzata questa parola. E perché Gesù a volte parla a tutti in un modo più allargato e a volte parla ad alcuni? Perché vuole dire proprio ai sacerdoti, ai capi dei sacerdoti, ai farisei, vuole dire: guardate che voi dovete essere i custodi di questa parola, a volte non ascoltate bene. Gli invitati, i primi invitati alla festa siete voi. Se voi avete abbandonato questa festa perché ognuno dovrà fare i fatti suoi, perché a volte c'è la presunzione di essere così padroni delle cose, anche della parola di Dio, tanto da dire: vabbè, mi preoccupo, la faccio quando c'è bisogno. Invece il Signore ci chiama e ci chiama ogni giorno. Pensate che noi stiamo celebrando il mese di ottobre con questo tema: ecco, manda me. Viene dalla parola di Dio questa, ed è la risposta che il profeta dice a Dio: ecco, manda me, non altri, manda me. E poi c'è un sottotitolo: costruttore di fraternità. Chi deve costruire la fraternità? L'uomo? Le forze politiche?
possiamo dire quelli che vanno in chiesa e quelli che non vanno in chiesa e che credono nel rispetto dei valori umani, del rispetto della legge, del rispetto della cosa pubblica, non sono chiamati lo stesso, tutti siamo chiamati a costruire la fraternità. Perché la fraternità non è soltanto un fatto religioso, la fraternità è un valore per tutti. Se noi non rispettiamo una persona perché diciamo tu c'hai un altro colore di pelle, tu non sei come me, non possiamo costruire la fraternità, perché noi stiamo discriminando, stiamo facendo differenze. Se invece noi siamo tutti uguali e crediamo in questa cosa e cerchiamo insieme di camminare, non importa il colore della pelle, non importa la religione, non importa l'ambiente politico dove sei cresciuto, ma importa il fatto che vogliamo insieme costruire la fraternità, allora ha significato. Che cosa succede? Che proprio coloro che sono stati invitati, che dovrebbero essere quelli che coinvolgono poi il popolo, immaginate i capi, i sacerdoti e i farisei, che erano proprio quelli che erano più religiosi e che dovevano in un certo senso aiutare il popolo di Dio a vivere questa religiosità, si assentano da questa chiamata, da queste nozze, sono i primi a non rispondere. E Dio che cosa fa? Chiama tutti gli altri. Guardate, è molto forte l'accentuazione del Vangelo, buoni e cattivi. Dio non fa differenze, noi facciamo le differenze. Noi se vediamo una persona che fa del male, no, io devo stare lontano da quella persona, non mi piace. Dio non fa differenza, chiama tutti. Ma se nel momento in cui chiama ancora di più chi non è in condizioni, no? Chi è cattivo, chi è buono a metà, perché ci sono anche i buoni a metà, chi è buono a metà o chi è cattivo e non si presenta con la veste del matrimonio, cioè neanche vuole in un certo senso prepararsi, perché il matrimonio come si prepara, no? Scegli un vestito buono, fa una bella doccia, si pettina, va dal parrucchiere, si trucca, no? Per le signore c'è questo rituale importante e necessario per poter andare poi a questo matrimonio. Ma se non c'è neanche questo, ecco perché Dio dice, scusa, come hai fatto ad entrare qui senza l'abito iniziale? Accoglie tutti, ama tutti, perdona tutti Dio. Dio ci chiede di essere almeno intenzione, almeno di voler camminare su questa strada, almeno di volerci preparare all'incontro con Lui. Termino con una realtà nuova che ieri pomeriggio è accaduta e che secondo me è importantissima. Vedete quell'immagine? Quel ragazzo, 15 anni, morto un po' di anni fa, cosa è successo? È diventato beato, 15 anni. E perché è diventato beato? Perché diceva, non posso perdere tempo qui con le cose che mi appaiono, che mi abbagliano. Io devo cercare la strada verso il cielo. E addirittura dice che l'Eucaristia era la sua autostrada per arrivare al cielo. Ogni giorno pregava, ogni giorno andava a messa, come facciamo tutti noi, no? Ogni giorno andava a messa, tutti i santi giorni, faceva la comunione, poi recitava il rosario, come facciamo noi pure, no? Noi facciamo così, tutti i giorni diciamo il rosario, ragazzi, è vero, poi dite il rosario tutti i giorni. E poi addirittura faceva anche l'adorazione eucaristica, appena era possibile, quando era possibile, cercando di farlo tutti i giorni. Dice, ma è un bizzotto questo qui, no, non è un bizzotto. Addirittura anni lui usava gli strumenti sociali, social network, per annunciare il Vangelo. Ha fatto una mostra che sta facendo il giro di tutto il mondo, una mostra su tutti i miracoli eucaristici. E lui cercava di raggiungere i giovani anche in questa realtà. Annunciando che cosa? Che sulla terra non c'è tempo da perdere nelle chiacchiere. Bisogna vivere in modo serio, fino in fondo. Allora, forse Carlo ha preso.
preparato la sua veste nuziale, forse lui ha risposto a quell'invito da parte di Dio. E noi, punto interrogativo, e noi, perché c'è sempre una domanda rivolta a noi, no? Gesù parlava in parabole per i sacerdoti e i farisei. Gesù parla in parabole per ciascuno di noi, perché anche noi possiamo comprendere che non siamo fuori da questa storia. Se vogliamo che il mondo sia diverso, sia migliore, dobbiamo partecipare con tutti noi stessi. Tra pochi giorni qui ci sono i giovanotti che riceveranno per la prima volta l'Eucaristia. Io vorrei invitare tutti voi, tutta la comunità, a pregare su loro, perché vivano questo momento non perché lo devono fare, ma lo vivono fino in fondo come momento più bello, perché il Signore li sta invitando alle nozze e loro vogliono rispondere. Ecco, perché possano arrivare a queste nozze con quell'abito bianco preparati per poter celebrare con grazia questo momento. Ecco, la preghiera di tutti sicuramente potrà sostenere in questo cammino. Sia lodato Gesù Cristo. Ci poniamo in piedi perché vogliamo dire al Signore che vogliamo accogliere il suo invito, e lo facciamo rivolgendosi a Lui con la preghiera dei fedeli. Diciamo insieme: ascoltaci Signore. Ascoltaci, oh Signore. Perché questo bambino sia illuminato dal mistero della tua morte e risurrezione, Signore, e rinasca con la vita e sia incorporato alla tua Santa Chiesa. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché da te guidato cammini in santità di vita e giunga alla vita eterna, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina, diano a lui con il tuo aiuto una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E chiediamo anche l'intercessione di Maria Santissima e di tutti i santi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. San Giorgio, prega per noi. Santi tutti di Dio, pregate per noi. Ed ora pregheremo perché il Signore liberi questo bambino dal peccato originale e lo faccia diventare dimora della sua presenza. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questo bambino dal peccato originale e consacralo tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora ungeremo sul petto questo nostro fratello, perché dovrà resistere ad ogni forma di male e accettare e accogliere soprattutto il bene, indossando così quella veste nuziale. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la tua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
Ed ora chiediamo al Signore che renda con la sua presenza l'acqua, già segno della vita nuova in Cristo Gesù. Dio, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza, e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua a tua creatura ad essere segno nel battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare, e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo, innalzato sulla croce, gli versò dal suo corpo sangue ed acqua. E dopo la sua risurrezione comandò i discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli, battezzatevi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa, fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'arca per opera dello Spirito Santo la grazia del tuo unico Figlio, affinché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano la vita immortale, per Cristo nostro Signore. Amen. Ora, come comunità, come assemblea di Dio, i genitori, il padrino e la madrina, faremo la rinuncia ad ogni forma di male a Satana e manifesteremo la nostra fede in Dio. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Rinuncio. Ed ora diremo credo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Ripetete dopo di me: questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. In Cristo Gesù, nostro Signore. Chiedo ai genitori, al padrino e alla madrina: volete dunque che Giorgio riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Giorgio, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Accogliamo con un bel applauso. Dal peccato, che ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, Giorgio,
unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu possa essere membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Giorgio, sei diventato una nuova creatura. E chi sei rivestito di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Padrino, ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino e madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene, con tutti i santi, nel regno dei cieli. Proseguiamo la celebrazione con la presentazione dei doni. Thank you.
preghiamo. Padre Santo e misericordioso che ci uniti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli ne regna nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo iniziato ieri sera il rito di preparazione alla festa della Madonna di Fatima. Infatti martedì prossimo alle 17 ci sarà il Santo Rosario presso la chiesetta dei Curti e la celebrazione della Santa Messa alle 17:30. Poi vorrei ricordarvi che da mercoledì prossimo, mercoledì 14 ottobre, inizia l'ascolto della parola di Dio, sempre con quelle norme di sicurezza, in un ambiente molto grande dove saremo a distanza con la mascherina. Così vi pregherei durante la messa di non togliere la mascherina, di non abbassarla, perché i momenti in cui siamo insieme, così come nei banchi non possono andare tre persone ma solo due, ci sono le immagini dove ci si può sedere. Abbiamo aggiunto un'altra messa che comincerà tra pochi minuti, appositamente perché non ci sia la concentrazione in una messa soltanto. Noi possiamo ascoltare solo 90 posti e di questo dobbiamo rispettare. Quando c'è qualche persona in più deve avere la compiacenza di non poter entrare in chiesa o di andare in un'altra liturgia. Questo è molto importante. Purtroppo dobbiamo rispettare queste regole. Chiediamo al Signore che è la Vergine Santa che ci liberi da questo brutto momento.